prima di iniziare la nostra manifestazione abbiamo pensato di fare una cosa e vogliamo ricordare che il 23 maggio 1992 il giudice Falcone e la sua scorta sono stati barbaramente assassinati con un attentato vigliacco, esattamente il 23 maggio, esattamente quasi due mesi dopo, il 19 luglio dello stesso anno, Paolo Borsellino ha avuto lo stesso trattamento. Noi vogliamo ricordare questi due grandi eroi della Repubblica. Abbiamo deciso di farlo oggi in questa occasione. Falcone Giovanni, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, 30 anni, Antonio Montinaro, 30 anni, Vito Schifani, 27 anni, Agostino Catalano, 43 anni, caposcorta di Borsellino, Agostino Walter Eddi Cosina, 31 anni, Vincenzo Limuli, 22 anni, Emanuela Loi, 24 anni e Claudio Traina, 27 anni. Vogliamo anche ricordare oggi quello che è successo lunedì scorso a Manchester. Un vile, terribile attentato che ha visto cadere 22 morti, 22 persone che sono bambini, adolescenti e genitori, in un vile, barbaro attacco alla democrazia e alla libertà. Una strage vigliacca e disumana che noi oggi ricordiamo in questo giorno importante per la lista civica, perché tra di noi ci sono anche delle sensibilità che vanno oltre i problemi locali. Io adesso vi inviterei tutti insieme a ricordare, alzatevi in piedi per cortesia e facciamo un minuto di silenzio per ricordare le vittime delle stragi italiane e delle stragi internazionali contro il terrorismo. Grazie. Passiamo ora alla nostra manifestazione. Do la parola al nostro candidato sindaco Luigi Galieti, che è un uomo in gamba. Buonasera a tutti, grazie Roberto. Questa sera è l'occasione di presentare il gruppo. Funziona il microfono? Sì, un po' di rumore. Un attimo, problemi tecnici. Ok, è acceso? Ok, buonasera a tutti. Allora, come direbbe un filosofo milanese, arieccoci, sono passati diversi anni, insomma. Questa è la terza campagna elettorale che facciamo, io faccio personalmente come sindaco, forse sono il più vecchio candidato nelle campagne elettorali di Lanuvio. E contrariamente a tutte le previsioni stiamo ancora navigando. I capelli sono un po' più bianchi, però va bene uguale, ma ci è ancora quell'entusiasmo che caratterizza i bambini. Questo è un improbabile viaggio, ricordate, è iniziato circa 12 anni fa, in seguito all'intuizione di alcuni amici. Si parlava di mettere le facce davanti alle bandiere, di indipendenza, di professionalità, di apertura alla società civile, di riportare il dibattito politico nelle piazze e non nelle buie sezioni dei partiti, sempre più vuote. E questo viene detto da persone che hanno fatto politica per molti anni, hanno avuto attività, cariche importanti. Dopo questa scelta ci siamo trovati improvvisamente di fronte delle portaerei, delle corazzate, una sorta di angeli sterminatori con altisonanti bandiere e squilli di tromba, simboli coloranti e accattivanti che ornavano tutto,
abbiamo avuto il fior fiore di onorevoli con tutti contro di noi. Noi avevamo una piccola barchetta di pescatori, mezza bucata, non c'erano nemmeno i remi. Fumo visti come folli e derisi. Sapete, dice un filosofo, quando si va sulla bocca di qualcuno, poi si passa sulla lingua e poi sui denti. Prima si viene derisi, poi si viene diffamati e poi si viene mozzicato, no? Ma direbbero mozzicati, quindi dicono siamo stati morsi. Però sapete che in genere sono i folli che tracciano le strade che poi saranno seguite dai saggi. Quindi la nostra strada, prima pesantemente osteggiata, poi vedete tutte le parti, ormai è stata assolutamente copiata. Vedete che ormai tutti, anche nei castelli romani, in queste campagne elettorali, i simboli sono tutti scomparsi, quindi si va tutti per liste civiche. Quindi forse l'intuizione nata dai nostri amici era giusta. Quindi siamo tutti adesso tutte liste civici. In spagnolo dicono todos caballeros, tutti caballeros. In effetti, sapete, con la morte delle ideologie, in politica sono rimaste due idee fondamentali. Quindi c'è l'ottimismo di chi governa, vede anche al governo, va tutto bene, tutto ok, tutto perfetto, tutto a posto. E in contrapposizione c'è il pessimismo di chi fa l'opposizione. Non funziona niente, va tutto male. Siamo nella, come dicevano i latini, mi ricordo, quindi nella cacca, quindi è fondamentale il discorso. Noi non siamo né pessimisti né ottimisti, quindi siamo semplicemente realisti. Non vogliamo stare tranquilli, perché sapete, tranquilli ha fatto una finaccia, tranquilli, no? E nemmeno meno sereni, pure sereni ha fatto una finaccia peggio di tranquillo. Vogliamo semplicemente stare in pace con noi stessi, in modo tranquillo, semplice. Quindi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto molto, non tutto sicuramente. Ci siamo fortemente impegnati, abbiamo lottato, abbiamo sbagliato, ma per fortuna abbiamo anche imparato qualcosa. Sapete, come tutte le situazioni dialettiche, chi governa dice che ha fatto tutto, l'opposizione dice che non ha fatto niente. Quindi i nostri avversari, giustamente, insomma, con tanta onestà intellettuale, dicono che non abbiamo fatto nulla. Poi bisogna definire il concetto di nulla, quindi vedete qua, cioè abbiamo molte cose invisibili, per cui... E purtroppo hanno la memoria corta i nostri oppositori. Sapete, in questo quinquennio che è seguito un pochino la politica, hanno affisso decine e decine di manifesti nelle quali ci rimproveravano di non aver aggiustato le cose che loro erano riusciti a distruggere o a rompere, facendo giustamente cadere le loro colpe e responsabilità su di noi. E noi puntualmente l'abbiamo messo a posto. Ricordate che il manifesto del cimitero non funziona, l'abbiamo messo a posto. Il tramve, quindi situazione abbastanza... E appena mettiamo a posto le cose, una sorta di amnesia retrograda. E dicevo come i bambini appena scoperti, appena mangiano cioccolata, appena fanno una marachella, no? Non avete fatto nulla, era tutto funzionante. Prima non funzionava, poi appena abbiamo messo a posto, funzionava. Sapete, i latini dicevano... Adesso la frase latina la devo beccare, l'hanno detta tantissimo, oggi ne dico una. Ampi moculis qua maurbus cedunt. Gli uomini chiedono più agli occhi che alle orecchie. Quindi gli occhi sono questi qua, è a disposizione di tutti quanti i manifesti qua vicino. Per cui, ecco, rispetto alle parole che volano. Noi quindi non siamo qui per recriminare, ci mancherebbe, le recriminazioni le lasciamo a tutti gli altri. Noi ci confrontiamo sui contenuti, non sugli attacchi personali. Ecco, appunto, quindi quello che abbiamo visto qua con i contenuti, questo, quello che vede gli occhi sono queste qua. I manifesti che abbiamo fatto, sì, al di là di non facciamo niente, poi le parole rispetto agli occhi volano. Volano come la nebbia in alto, quindi lasciamo volare, non ci interessano. Questa era la nostra squadra, abbiamo deciso di ripartire. La barca si è fermata un attimino al porto, dobbiamo fare altri 5 anni. Ci siamo fermati e abbiamo caricato altre persone, altri ragazzi. Qui sono delle eccellenze di Danubio, quindi sono ragazzi preparatissimi. Rappresenteranno il futuro, che è domani il futuro. La nuova classe dirigente danubina. Noi chiediamo ancora una volta il vostro consenso, insomma ci avete seguiti, siamo tanti.
per migliorare sempre l'Anuvio, che agli occhi di tutti, non soltanto di Anuvio, ma anche di Castelli Romani, anche di Roma, vedete, sta diventando sempre più un punto di riferimento culturale di tutti i Castelli Romani e non solo. E secondo noi è il volano e la ripresa economica, non ci sono alternative. Questo volano che porterà ripresa economica e turistica. Grazie a tutti, adesso parleremo di... Man mano i ragazzi ci riusciranno a dire la loro... qualcosina di loro. Grazie a tutti. Adesso passeremo la parola... abbiamo i consiglieri più vecchi e poi quelli più giovani che ci danno qualcosa. Grazie. 5 anni fa abbiamo cominciato proprio da questa piazza la nostra rivoluzione. La rivoluzione è in corsa, la rivoluzione non è terminata. Abbiamo fatto a metà il lavoro. Noi siamo pronti per ricominciare. Siamo pronti per ricominciare con una grande squadra. Io sostengo a testa alta Luigi Carieri, perché in questi 5 anni ho avuto l'onore di sostituirlo e quindi l'ho conosciuto come uomo, come medico, come filosofo, come uomo. È un esempio per me che non dimenticherò mai, quindi Luigi per me è un riferimento importantissimo. Grazie. Detto ciò, la rivoluzione, come dicevo, non è terminata, è in corsa, ma ci siamo ricaricati mettendo, come vedete, una carica di gioventù e di femminilità, perché la maggior parte delle candidate sono donne, perché noi crediamo nelle donne e per tale vengono rispettate. Quindi buon lavoro a tutti, aiutateci, chiediamo la fiducia e forza Luigi. Grazie. Alessandro, delegato alla cultura, poeta, un grande ragazzo, bravissimo, altrimenti. Grazie Luigi, io sono Alessandro De Santis, molti di voi mi conosceranno, chi non lo sa, per 5 anni ho rivestito il ruolo di delegato alla cultura e agli spettacoli e negli ultimi 2 anni alla pubblica istruzione. Lo slogan che stiamo usando in questi giorni è la parola ai fatti. Ecco, noi guardando il programma che facemmo 5 anni fa e col quale ci confrontammo con gli elettori, gran parte di quelle cose le abbiamo realizzate, quindi fatti e non parole. Abbiamo rispettato appunto quello per il quale eravamo stati votati. Faccio solo un piccolo elenco perché, come ha ricordato Luigi, veramente soprattutto a livello culturale l'Anuvio ha dato il meglio di sé. E vado proprio in rapida successione, dal brand di Città degli Imperatori al Museo Diffuso, da Pantanacci al restauro recentissimo della torre, Villa Sforza che è tornata ad essere il simbolo splendido di questo paese, alla cinta muraria di San Lorenzo che è stata risistemata e aperta per accedere all'area archeologica. Tutta una serie di mostre importantissime e un numero di visitatori che è quasi quadruplicato. Anche la biblioteca e tutti gli aspetti legati alla scuola sono migliorati in forma esponenziale, uno per tutti, per esempio i corsi e le lezioni concerto per i bambini delle scuole legate alla musica classica. E soprattutto abbiamo recuperato anche strutture che prima venivano un po' sottoutilizzate, il teatro ad esempio, l'aula consigliare che è tornata ad essere la casa dei lanuini e anche dei bambini delle scuole che sono venuti di frequente a frequentarla appunto, e la sala delle colonne di Villa Sforza. In questa campagna elettorale sta ricorrendo molto una parola, promettere, che deriva dal latino, significa porre prima, porre davanti. Ecco, noi non abbiamo promesso né favori, né cose impossibili, né cattiverie. Noi abbiamo promesso l'impegno e quello lo abbiamo dato. Abbiamo promesso l'onestà e quella l'abbiamo data, la trasparenza l'abbiamo data, la competenza e quella c'è stata. Abbiamo promesso gioventù perché c'è stato un ricambio di quella che è la classe dirigente di Lanuvio, lo vedete, l'avete sotto gli occhi, e l'abbiamo data. E scusateci se qualche volta non siamo magari riusciti a realizzare fino in fondo quello che pensavamo. Quindi vi chiediamo di sostenerci ancora una volta per cercare di governare questo bellissimo nostro paese ancora per 5 anni. E voglio dire una cosa che è un po' forte, ma secondo me
ci sta, tutti noi conosciamo il gioco, un gioco, il gioco dell'oca. Ecco, noi quando è stato eletto Luigi Galletti qui a Lanuvio abbiamo lanciato un dado fortunato e in questo immaginario percorso abbiamo fatto un passo in avanti. Se riusciremo a riconfermarci, procederemo in questo nostro cammino. Se invece daremo la fiducia, darete la fiducia a quella che è la lista con la quale ci confrontiamo, secondo me faremo, come nel gioco dell'oca, un paio di passi decisi all'indietro. Quindi vi chiediamo, per la Lanuvio e per il nostro paese, di darci fiducia. Grazie. Ascoltando, ecco, a proposito di promesse, sapete che un filosofo diceva che i medici e i politici che promettono troppo non possono essere altro che dei ciarlatani, quindi bisogna andare molto lenti con le promesse. Quindi io faccio il medico, poi il politico, per cui promesse è una parola molto pesante. Quindi, ecco, Alessandro, parliamo. Marione, c'è? Cioè? Marione è quello piccoletto, molto piccolo. Grazie per l'incoraggiamento, ma non ero, francamente, visto tutte le persone che vorranno parlare, non ero preparato in niente. Voglio entrare un po' così in contrapposizione a quello che diceva Maurizio Santoro sulla figura del Luigi Sindaco. Personalmente non mi è simpatico, francamente, perché poi, come sanno tutti quanti, non mi so simpatico nemmeno da solo. Francamente sta cosa che delle citazioni in latini, il latino, per me che ho la terza media e che non lo capisco spesso e volentieri, mi rompe proprio i cosiddetti. Ma no, aspetta. È una persona che apparentemente sembra mite, sembra buono, ma vi posso garantire che a me personalmente mi sfragassa sempre i cosiddetti 100 volte, dai, non lo dico, 100 volte al giorno per problemi, cori di qua, cori di là, cori di sopra e cori di sotto. A fine di sti 5 anni penso che difetti gliene ho trovati tanti, penso che nessuno come me sa quanti difetti c'ha. Però bisogna riconoscergli una cosa, e lo dico in prima persona perché per quello che mi so interessato, insomma, ho seguito un progetto di raccolta differenziata che è il fiore all'occhiello di tutto quanto il Lazio per risultati e per servizio, dei 14 milioni di euro, e come ho fatto io, hanno fatto gli assessori e tutti gli altri, non ci ha mai messo veti e non ci ha mai tirato per la giacchetta. E questo è importante con la politica di oggi, perché sappiamo e abbiamo visto su altri comuni quello che succede quando ci stanno in gioco cifre grosse. E se quello che vedete qua sotto, tutto quello che vedete qua attorno, è vero sì, opera dei consiglieri dell'assessore, ma è opera pure di Luigi Galletti, che c'ha questo de merito, che ci ha sempre incoraggiato e ci ha sempre lasciato fare nel modo migliore per far sì che si raggiungano risultati ottimi per la collettività. E questo gli va riconosciuto, e penso proprio perché noi siamo a lista civica, come diceva lui, quella originale, e non temiamo imitazioni, penso che solo per questo Luigi Galletti si rimerita in altri 5 anni di consigliatura. Grazie. Grazie Mario. Però non di galera, sembra cattivo, è buono, non morto, quindi è abbastanza tranquillo. Presidente del Consiglio Valeria, biglietti? Sì, ciao a tutti, grazie. Chi mi conosce lo sa, sono il Presidente del Consiglio, sono un avvocato, e quindi proprio per questo Luigi 5 anni fa scelse per me questo ruolo. Un ruolo, se vogliamo, alcune volte anche un po' scomodo, perché richiederebbe tanta diplomazia, e sempre chi mi conosce sa che invece sono una persona, vedo mani che si agitano, sì, sono una persona spesso anche molto istintiva. E, sono stati 5 anni duri, 5 anni che hanno chiesto tanto impegno, abbiamo studiato, e quando dico che abbiamo studiato, almeno personalmente, vuol dire aver partecipato ad un corso di 6 mesi per giovani amministratori, in cui ci hanno insegnato proprio che cosa vuol dire amministrare un comune. Il comune che oggi è
se vogliamo, l'unica certezza per il cittadino, l'unico punto di riferimento di quella che è la politica. Noi ci troviamo tutti i giorni a confrontarci con i problemi del singolo, ma anche con i problemi della collettività, e credo che quello che ha fatto la lista civica, che è un po' l'unica cosa che aveva promesso, è stata quella di fare del proprio meglio. Lo abbiamo fatto con le pochissime risorse a disposizione, non solo le risorse economiche, perché come tutti sappiamo sono stati anni duri quelli che abbiamo vissuto, soprattutto per i comuni che hanno ricevuto tagli grandi dal governo, ma anche a livello di risorse umane, perché se vi ricordate eravamo di più quando siamo partiti, ma non tutti probabilmente hanno creduto fino in fondo in quello che era il sogno della lista civica, e che oggi, permettetemi di dire, è anche più grande di quello che avevamo immaginato, perché credo che le opere che voi vedete qui sono sicuramente di più di quello che anche noi avevamo solo immaginato. Non sono mancati momenti di sconforto, momenti in cui i cinque ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ma dove andiamo? Siamo pochi, qua le difficoltà sono tante. Eppure c'è stato, ci sono state molte persone che non sono apparse, non sono volute apparire, ma ci hanno sempre sostenuto, perché hanno creduto in questo sogno fino alla fine. Vi voglio dire soltanto una cosa: una persona che non è di Lanuvio ovviamente mi ha detto: dovreste rivincere solo per quello che è stato fatto a Villa Sforza, e questo lo dobbiamo a Vito, che non so se c'è da qualche parte, non lo vedo, a Vito Frezza, che tutti i giorni alle 4 del mattino sta lì e che tutti i giorni reclama dall'amministrazione l'impegno dell'operaio, l'impegno per andare a sistemare Villa Sforza, che io non so se ve la ricordate, però c'è qualche foto che ve la fa vedere. Era oscena, era un parcheggio, era una discarica. Oggi ci vengono anche da Roma a visitare Villa Sforza, quindi credo che quello che è stato fatto è andato anche al di là delle nostre aspettative, e questo è stato merito sicuramente di Luigi, della squadra, ma anche di tutte le persone che ci hanno sostenuto. Quindi vi chiediamo ancora di non fermare questa corsa, perché in realtà abbiamo fatto le cose più difficili, se vogliamo, quelle insormontabili, quindi ci sono già tanti progetti in essere, tanti progetti che sono già partiti, dei quali vedremo i risultati a breve, e questo è merito della lista civica e di Luigi Gallia, di sindaco. Grazie. Io sempre il merito del sindaco, il merito di tutta la squadra. Il sindaco, l'allenatore può fare delle indicazioni, se la squadra non funziona, non funziona, per quanto è bravo l'allenatore. Ecco adesso Andrea Volpi, assessore ai lavori pubblici. Grazie Luigi, grazie a tutti voi, perché ci state oggi, ci siete stati ieri e ci sarete anche in questa campagna elettorale. Grazie anche a chi in questi 5 anni, invece di fare opposizione e di fare proposte, ci ha ricoperto di insulti personali. Ci hanno coeso, ci hanno rafforzato, ci hanno dato la possibilità di venire qui oggi e di presentarci con una carta d'identità ben chiara. Le cose fatte. Quindi noi facciamo chiarezza, non abbiamo nessun motivo, nessun argomento per parlare male del nostro avversario politico, anche perché non lo conosciamo, quindi non sappiamo chi è, non sappiamo che cosa ha fatto, non sappiamo qual è il suo valore aggiunto per essere un candidato sindaco a Lanuvio. Ci dicono che stiamo continuando ad asfaltare le strade anche in campagna elettorale. Ebbene sì, stiamo continuando ad asfaltare le strade pubbliche in campagna elettorale, perché quelle private, come hanno fatto 5 anni fa per prendere i voti che non riuscivano a prendere con le idee, non sono mai state fatte da noi. E un'altra cosa, sono 100 e più le cose fatte, ci sono 30 metri di cartelloni che descrivono le nostre opere pubbliche, e su ogni cartellone c'è scritto anche il primo atto che ha dato vita a queste opere, le delibere di giunta del 2014, del 2015, del 2016, che ci hanno permesso di mettere in campo progetti importanti come quello del Parco della Rimembranza, il progetto più importante che stiamo portando avanti, perché l'hanno lasciato cadere, l'hanno lasciato morire, l'hanno lasciato sprofondare, non permettendosi neanche mai di fare un'analisi sul sottosuolo. Non sono bastati 2 camion di terra e di pozzolana per rimettere in piedi quell'opera pubblica. Abbiamo studiato, abbiamo stanziato le risorse, abbiamo risparmiato, i lavori sono in corso, e se andate su al tram a leggere quei 70 metri di informazioni, di progetto, di idee, di lavoro e di sudore di questa amministrazione, vi renderete conto che se non sarà giugno ma sarà settembre, oltre a Villa Sforza lasceremo anche un nuovo Parco della Rimembranza, e lasceremo
costruiremo anche un nuovo viale del Parco della Rimembranza, perché se domani saremo ad inaugurare un'area fitness, così come in questi giorni ci siamo divertiti ad andare a inaugurare tante cose fatte, è perché noi questo paese ce l'abbiamo a cuore e non ci fermiamo alla polemica, al confronto, a quello che dovrebbe essere un confronto democratico. Noi non ci fermiamo a questo. La nostra carta d'identità sono i fatti. Abbiamo fatto una canzoncina, più di qualcuno diceva andate in piazza, andate lì a cantare. Non dobbiamo cantare, abbiamo già fatto un video, abbiamo fatto già una canzone che gira da tutte le parti, quindi non c'è bisogno di cantarle, c'è bisogno di raccontare ai cittadini di Ranuvio tutto quello che è stato il nostro sforzo, tutte quelle che sono state le nostre opere, i risparmi, l'aver riaddrizzato un'amministrazione comunale, l'aver finalmente siamo riusciti a spendere anche dei soldi che erano fermi a residuo e che non ci si permetteva di spenderli, siamo riusciti a risparmiare sul personale, abbiamo finalmente iniziato un'opera di legalizzazione di tutti gli immobili comunali, la caserma dei carabinieri, la caserma dei vigili, pioveva in tutte le scuole e l'ingresso al campus al Campoleone. Abbiamo ridato dignità ad ogni spazio comunale, perché se andavate prima alla farmacia di Campoleone non trovavate uno spazio decoroso, lo stesso a piazza San Giovanni Battista, lo stesso al centro polivalente, lo stesso alla Luna, perché di strade ne abbiamo asfaltate tante. Sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma sappiamo anche oggi che Ranuvio è centro urbano di Ranuvio, centro urbano di Campoleone, ma ci sono più di 6.000 cittadini che risiedono in quelle che erano le ex zone agricole. Per noi quelli non sono più ex, non sono più dimenticatoi, sono quartieri che intendiamo risanare e che abbiamo già iniziato a recuperare, perché se dobbiamo portare dei risultati in questo paese si possono raggiungere solo attraverso una pianificazione, solo attraverso i progetti, e nei cassetti del comune ne abbiamo trovati pochi, quasi zero, e quindi abbiamo dovuto ricominciare un'opera tutta da capo, e oggi nei cassetti del comune di Ranuvio ci sono tanti progetti, quindi quello che vorremmo fare, a cominciare dal centro storico, già c'è il progetto esecutivo dell'ascensore e della scala che raggiunge da piazza della Repubblica a piazza dell'Immacolata, quindi già siamo in grado di fare quel progetto lì, già abbiamo messo in campo dei progetti sulle scuole, siamo già pronti a fare 5 anni così come abbiamo fatto gli ultimi 3 anni. Luigi Caglietti non è stato solamente un sindaco corretto, trasparente, onesto, disponibile a tempo pieno, ma è stato anche pieno di idee, pieno di risorse, pieno di capacità, pieno di attenzioni. È stato un sindaco in grado di poter riaffermare Ranuvio nell'area dei Castelli Romani, perché Ranuvio prima era l'ultima ruota del carro, possiamo dirlo. Invece oggi i sindaci vengono qui, ci rispettano, siamo un punto di riferimento e siamo già capofila di tutta una serie di progetti intercomunali, perché Ranuvio ha iniziato a contare, e sul trasporto pubblico locale, sulle centrali uniche di committenza, su tutto ciò che riguarda servizi integrati una città metropolitana, Ranuvio c'è, è presente ed è protagonista. Allora per i prossimi 5 anni, perché diciamo indietro non si torna, ma il rischio è quello di consegnarci, così come è stato tanto tempo fa, ad un'amministrazione immobile che non progetta. Un dato su tutti, l'urbanistica, il piano regolatore è stato approvato nel 2007, oggi siamo nel 2017, non c'è stato da parte di chi ci ha preceduto un piano particolareggiato approvato in consiglio comunale, il territorio è stato lasciato decantare, è stato abbandonato, ci sono molti quartieri che sono cresciuti senza servizi, e noi sappiamo che bene che significa ogni giorno incontrare dei cittadini che vengono dal bivio di Ranuvio fino alla stazione e in altre zone ci dicono via Martin Luther King, via Vagnere, tutte le vie sulla pendice del Colle che necessitano di messa in sicurezza e di problemi. Dove hanno progettato? Quando hanno progettato? Che cosa ci hanno fatto con gli oneri di urbanizzazione? Nulla. E poi qualcuno si è anche un po' lamentato perché abbiamo tirato un ballo ai geometri. Leggetele bene quelle frasi. Nei cassetti del comune di Ranuvio c'erano 1377 pratiche di condono non lavorate. Significa che il comune di Ranuvio non era a conoscenza di quanta cubatura era stata riversata sul territorio. Significa che il comune di Ranuvio aveva un ammanco in cassa di circa 1 milione di euro. Significa che il comune di Ranuvio non sapeva come era stato programmato il proprio territorio, e oggi noi ne paghiamo le conseguenze, perché quando dobbiamo trovare le risorse per intervenire sicuramente non riusciremo a intervenire da tutte le parti, e quelle 1377 pratiche di condono, di quelle sono state lavorate molto poche, e allora o sono state scelte a sorteggio o chissà come sono state scelte, però era il caso di riprendere in mano la situazione e ricominciare dagli anni 80, perché di questo si parla, pianificazioni abbandonate dagli anni 80. Ecco, noi questo lo abbiamo fatto, lo vogliamo continuare a fare, e siamo sicuri che l'immagine di Ranuvio è cambiata, perché 5 anni fa le chiavi del comune che ci sono state consegnate dicevano questo:
trincee scavate da cera in tutto il paese, ve lo ricordate? Polvere ovunque, si diceva che addirittura per colpa nostra i sanpietrini erano stati venduti a qualcun altro, no? A qualche altro comune. Ci dicevano che quei ponteggi che erano fissati su via Roma era stata colpa nostra, ci avevano lasciato quei ponteggi lì con la ditta che era scappata, ci avevano lasciato Villa Sforza che era un parcheggio polveroso, ci avevano lasciato il tram sprofondato, le scuole in cui pioveva. Se guardate in giro Lanuvio non è più questa, e se la torre che qualcuno usa come simbolo è un simbolo veramente di Lanuvio, oggi la torre di Lanuvio è ridiventata un monumento di identità a cui sentiamo tutti legati, è un museo incastonato nel percorso archeologico del museo diffuso ed è sicuramente un punto di partenza, perché oggi chi viene a Lanuvio può prendere informazioni in quel gabbiotto lì, tanto criticato, ma lo stiamo finendo, è chiaro, no? Prima viene installato, poi ci sono gli impianti, i condizionatori, abbiamo messo le etichette e poi ci saranno sia i vigili che il punto di informazione turistica. E da lì si può andare alla torre, perché la torre ormai è una realtà, così come sono realtà tutte le cose che abbiamo fatto in giro. Piazza 25 Aprile, ci hanno lasciato l'imbarazzo di far pagare ai cittadini di Lanuvio l'illuminazione votiva senza un impianto funzionante, e noi qui ci siamo dovuti leggere anche dei manifesti in cui dicevano dovete chiudere anche il cimitero dopo il campo sportivo, e invece no, dove ci avete colpito noi abbiamo reagito e vi riconsegneremo il tram, Villa Sforza, il campo sportivo, l'illuminazione votiva, tutto quello che vedete qui intorno. Concludo, e scusate se ho abusato del tempo, per dire che Luigi ha riunito Lanuvio, Lanuvio è più unita di prima, perché chiunque è venuto a bussare in comune ha trovato persone ad ascoltare e persone a dare delle risposte. Luigi è stato un sindaco determinato che non ama la scena, la prima scena, non ama stare in prima battuta, però c'è sempre stato e grazie alle sue qualità siamo riusciti anche a reggere l'urto di una macchina amministrativa che sicuramente nei primi 3 anni non veniva dalla parte nostra. Far arrivare l'indirizzo politico per noi era complicato e anche per questo c'è stata una bella rotazione, non solo sulle ditte, sui professionisti, sui geometri, perché da noi hanno lavorato tutti, tutti quelli in regola con le carte, ma c'è stata anche a livello di dipendenti e questo qui è stato un altro percorso importante. Io dico, Luigi è uno in gamba, l'abbiamo cantato, l'abbiamo scritto e continueremo a dirlo nei prossimi giorni. Luigi è uno in gamba, grazie. Grazie mille. Siamo al di là della demagogia dei lavori all'ultima ora, quindi i lavori, sapete, se uno per farsi un'idea, insomma, ecco, se uno vuole fare cambiare il lavandino al bagno di casa, vede, impiega 2 anni, insomma, immaginate per fare queste opere qua, vedere gli inizi, la progettualità delle opere, se non riesce a fare delle opere con 1 anno, insomma, in Italia in genere l'esecuzione delle opere impiega 3 anni e mezzo, quindi sono vabbè, sono cose politiche, insomma, giustamente, però prendiamo per quello che sono, sono sempre come nebbia che vola in alto, ci interessa poco, quindi grazie Andrea, bravissimo, e l'assessore, quindi Serena Mastroianni, prego, dove vuoi. Buonasera a tutti, grazie Luigi, buonasera a tutti. Vi chiedo scusa se ho portato un promemoria, ho sempre parlato a braccio in questi eventi, però oggi non me la sono sentita perché è stata una settimana di grande fatica. Io sono un medico, anch'io sono un medico come Luigi, sono un medico di famiglia, si può passare? Scusate. Purtroppo per fortuna, un po' per mia scelta, sono molto impegnata sia nel mio lavoro sia sul territorio, perciò ho scritto alcune cose per non dimenticare quanto ho nella testa, ma soprattutto quanto ho nel cuore. Perciò vi do un'occhiata, vi sto osservando già per il tempo che hanno parlato gli altri, e perciò adesso vi chiedo 2 minuti di pazienza perché, ripeto, non voglio dimenticare quanto ho nel cuore. Io abito a Lanuvio da 15 anni, ho scelto di vivere a Lanuvio, ma in parte anche perché è il mio sangue che mi ha portato qui, avevo qui le mie radici. Il caso poi, ma anche l'amicizia di più vecchia data con Luigi Gaglietti mi ha portato a servire questa comunità di cui sono orgogliosa. Chiedo perciò ai cittadini di dare, di confermare la fiducia a questa amministrazione, all'amministrazione uscente, di indicare le persone che riterranno più capaci, comunque guidate da un sindaco che prima di tutto è una persona dalle qualità umane e professionali assolutamente uniche. Una personalità basata su una solida cultura, mai ostentata, ma sempre accennata, anche stasera l'ho fatto e fa le sue citazioni latine e dei filosofi, ma spesso in modo assolutamente ironico.
Il lavoro da fare è difficile, anche perché spesso ostacolato e ritardato da cavilli, da norme che quotidianamente si frappongono alla buona volontà di agire, alla nostra buona volontà di agire. Solo chi è in malafede può non riconoscere quanto fatto in questi ultimi anni. Io l'ho vissuto perché, ripeto, sono da 15 anni che abito qui, abito alla stazione, posso fare un cenno nel dire che è uno dei pochi comuni che, in cui la zona della stazione non è abbandonata, anzi è in pochi anni dopo che ero qui è stata messa una banca, ci sono degli esercizi commerciali assolutamente attivi e quanto prima ci verrà anche una farmacia. Perciò le zone, ripeto, delle stazioni, che sono delle zone che la gente comunemente evita, va via, qui si può vivere tranquillamente. Perciò l'estetica della città, quello che il lavoro fatto riguarda l'estetica della città, il lavoro svolto sul versante culturale, dove c'è stato un grosso intervento, e poi la trasparenza dell'amministrazione. Riguardo al settore di cui mi sono occupata, che è il settore sociosanitario, è necessario dire che ci troviamo in una fase di profonda trasformazione strutturale. I sei comuni capofili, i sei comuni che compongono il nostro distretto sociosanitario, stanno passando alla gestione associata dei comuni, come d'altra parte richiesto dalla Regione. Questo non significa che chi si trova in condizioni di fragilità avranno dei problemi. Noi non li lasciamo assolutamente soli. Voglio soltanto dire che a livello politico, a livello amministrativo, ci sarà moltissimo da fare. Oltre ai servizi tradizionalmente offerti alla popolazione più debole, sia sul versante sociale che su quello sanitario, bisognerà guardare anche all'accoglienza e all'integrazione di coloro che saranno i nuovi cittadini. Noi purtroppo siamo un paese che invecchia, parlo di paese in termini di Italia ma anche di Europa, stiamo invecchiando a un ritmo vertiginoso, ormai gli anziani sono su 100, gli anziani superano di 46, i giovani intorno ai 18 anni, perciò ci dobbiamo pensare, perciò noi siamo pronti. Noi siamo capaci di affrontare le nuove sfide, abbiamo le energie per pensarle e per farlo. Perciò io sostengo Luigi, io sono Luigi, io non torno indietro e invito tutti a non tornare indietro. Grazie. Grazie Serena. Ecco, per quanto riguarda sempre faccio le confusioni, insomma, per esempio il gabbiotto in piazza, insomma, ha fatto molta confusione, l'ultimo secondo. Nel gabbiotto, se nella Riccia c'è una delibera di giunta di Riccia del 2013, in cui sapete, insomma, questo gabbiotto in piazza, quindi è il PIT, è il posto dove ci possono mettere le informazioni, i vigili, tutti i castelli romani ce l'hanno, quindi c'è la Velletri, c'è la Genzano, c'è l'Albano, c'è la Riccia, c'è la Nemi, Lanuvio no, stranamente, quindi la provincia, poi lo stesso con le politiche, Lanuvio non ha preso, stranamente non ha preso, e poi nel progetto della piazza, là dove è essere inserito questo PIT, quindi l'abbiamo mai messo, noi chiediamo alla Regione nel 2013 di poter prendere questo PIT alla Regione, alla provincia, la provincia l'aveva esaurito, però c'era Riccia che doveva riconsegnarlo. Quindi abbiamo fatto una con il sindaco di Riccia, avremmo dovuto prenderlo direttamente da Riccia invece di portarlo a Roma e poi riprenderlo, che poi si è bloccato il discorso. Insomma, immaginate, per mettere questo gabbiotto in piazza, quindi c'erano 50 cose, autorizzazioni del parco, della cosa, quindi non è l'ultimo secondo per dire in piccolo queste cose demagogiche che dice l'opposizione, insieme sono le lavori della campagna elettorale, magari facessero ogni anno la campagna elettorale, purtroppo non è così, magari fosse così. E continuiamo con i ragazzi, adesso abbiamo Irene, dove sei? Irene è scappata. Ecco Irene, complimenti. Ecco. Grazie Luigi. Ok. Grazie Luigi. Allora, buonasera, mi presento a voi, sono Irene Quadrana, sono una mamma di due bambini e sono sempre stata molto attenta al sociale e mi sono sempre prodigata per il sociale. Da 16 anni svolgo il lavoro di assistente scuolabus presso il territorio del comune di Lanuvio e proprio questa mia spinta nel sociale mi ha portato a collaborare 6 anni fa con un gruppo bellissimo di mamme di Campoleone, di cui fa parte Gabriella, e ogni anno noi reperiamo fondi attraverso una serie di iniziative, mercatini, feste di fine anno per poter poi regalare ai nostri bambini delle belle cose. Abbiamo fatto il restyling della biblioteca della Rotari e quindi questa nostra voglia di fare, questa mia voglia di fare, la voglio portare anche qui a tutti voi, mettendomi a disposizione nella lista civica che appoggia Luigi Sindaco.
Però io 3 anni fa ero molto arrabbiata con questa amministrazione comunale, perché come ho detto adesso sono sempre stata una mamma molto attenta. Entrando nel nostro campus, il campus di Campoleone, vedevo ancora delle cose lasciate andare nel tempo, come una rete vecchia, fatiscente di 30 anni fa. Abbiamo detto insieme a queste mamme: dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo reagire, dobbiamo far sentire la nostra voce. Siamo andati in amministrazione, in delegazione a Campoleone, e abbiamo cominciato a dialogare con questa amministrazione, che ci ha ascoltato, ci ha detto: quando avremo i fondi, è vero, ci sono delle cose da cambiare, quando avremo i fondi noi lo faremo. E così hanno fatto. Ora il campus di Campoleone è una bellissima entrata, un bellissimo viale pedonale, e questa è una cosa molto importante, perché il dialogo con il cittadino, con tutti i cittadini, le proposte serie, efficaci, un'amministrazione che un'amministrazione deve essere questo, deve essere sempre attenta a tutti i cittadini. Mi sono voluta aggiungere a questa bellissima squadra perché Luigi è una persona leale, Luigi è una bellissima persona, è segno di democrazia per tutti noi, è una grande garanzia, e soprattutto perché questa bellissima squadra è composta, come dicevo, da donne che in questa squadra hanno voce in capitolo, siamo più donne. Questo per me è molto importante, e vorrei far parte di questo cambiamento e di questo rinnovamento che si dovrà fare per altri 5 anni. Quindi diamo fiducia a Luigi e votiamo Luigi. Grazie, Elena. Grazie. Ma sapete, quindi l'approccio con Irene, questo gruppo di mamme, insomma, sempre tutte così tranquille. Mi ricordo una mattina mi chiamo Maurizio Santoro, dicevo: guarda, sono venute certe mamme qua aggressive, queste sono cattive, meno pure. Ci chiama un attimo a vedere. L'abbiamo visto, sembrano così brave, insomma, ci hanno fatto i sorci verdi per qualche anno, poi alla fine organizzano molto coese. Era come i Dobra, ma questi mozzicano, poi dico: no, ci fanno a pezzi questi qua. Adesso magari andiamo a Bibbia, la seconda di queste qua che picchiano, sempre i picchiatrici delle mamme di Campoleone. Allora, buonasera, ci troviamo in questa meravigliosa cornice, uno dei simboli più importanti di Lanuvio, il fontanone. Ed è con orgoglio che inizio la mia presentazione. Io sono Gabriella, da tutti conosciuta come Bibi, e nella vita mi occupo moltissimo del sociale. Con Luigi 3 anni fa è nata una bellissima amicizia, sempre col nostro gruppo di mamme di cui parlava prima Irene. Ok? Ok. E insieme in questi anni abbiamo realizzato moltissimi eventi, raccogliendo fondi all'interno della nostra scuola di Campoleone e per la beneficenza. Da quando sono mamma ho capito che starmene con le mani in mano e prendermela con le istituzioni, le amministrazioni, con la politica in generale, non mi avrebbe portato da nessuna parte. Quindi ho deciso in prima persona di scendere in campo, perché viviamo in un periodo storico dove la politica, appunto, non promette niente di buono per i nostri figli. Quindi è arrivato il momento di reagire, e secondo me Lanuvio rappresenta l'Italia che ha deciso di alzare la testa, e Luigi è il sindaco del fare. Basta, lo possiamo ammirare qui in questi cartelloni realizzati da Vito, tutti i lavori che sono stati fatti in questo quinquennio, e sono veramente importanti perché Lanuvio è tornata a risorgere e risorgerà ancora per 5 anni, ne sono sicura. Grazie. Questo è il motivo per cui io ho deciso di intraprendere questo cammino virtuoso, e ripeto, sono veramente orgogliosa di far parte di questo staff che ha all'interno persone veramente competenti, che ci mettono il cuore, la passione e la determinazione per andare avanti. Questo è il vero cambiamento, e lo porteremo noi, con la continuità di chi ha sempre e solo lavorato per il bene di Lanuvio e del nostro territorio. Io ci credo, e sto con Luigi, perché Luigi è uno in gamba. Grazie, e spero che voi siate con noi. Grazie a tutti. Grazie Bibi, mi sono motivate, queste le meno 9, sono 9 donne, se dovessimo vincere ci fanno l'orticaria.
Adesso andiamo avanti, facciamo un attimo Irene. Ah no, ecco, Luisa. Buonasera a tutti, sono Luisa Di Mari e sono una laureata d'otto. Io non farò un discorso politico come loro, perché quando mi hanno chiesto di far parte di questo gruppo gli ho detto no, la politica no, proprio no, non fa per me. E mi hanno detto no, devi solo lavorare e fare le cose per il paese. E ho lavorato 15 anni nella ludoteca comunale e sono stata promotrice dell'associazione culturale Carpe Diem e un socio fondatore, sapete tutti che ho organizzato la festa della musica. E per un po' di tempo però mi sono dedicata ai miei bambini e da ora invece vorrei ripromuovere qualcosa del genere, un'associazione degna di... scusate, sono un po' emozionata. Ho fatto anche un corso terminato da poco come ispettrice ambientale volontaria e niente, tutto qua. Ringrazio Luigi per avermi scelto e speriamo bene, la voglia di lavorare ce n'è tanta e grazie a tutti voi. Grazie, mi sono molto emozionatissimo, non c'è niente, facciamo maschietti, facciamo Cristian, perché Cristian Maielli, nostro già veterano, già un po' meno. Buonasera a tutti, grande, sono Cristian Maielli di Campoleone. Sto alla seconda candidatura con la lista civica, Luigi mi ha richiamato, io non ho potuto che rispondere di sì, ho collaborato da esterno con la lista civica, ho visto delle tante difficoltà e ho visto tanto impegno di questi ragazzi, ho visto il cambiamento di Campoleone, di Lanuvio, e la messa in sicurezza di tutte le scuole da padre, quindi non potevo essere più contento. E essendo attivissimo sul sociale sia a Campoleone che su tutto il territorio, abbiamo riportato i carri anche a Lanuvio 3 anni fa con Marione, ho deciso di impegnarmi di nuovo in questo cammino con la lista civica. Speriamo bene questa volta, l'altra volta non sono stato eletto per un voto, e buonasera a tutti, grazie. Grazie Cristiano, sapete che nell'ambito, cioè, l'amicizia politica è la forma più bassa di amicizia che esiste, di legame interumano, sapete, una sorta di compagni di merenda, appena finisce la merenda vado a un altro amico. Noi nella maggior parte dei casi abbiamo stretto amicizia personale, per cui qualsiasi diatriba che accade, cioè, si rompe l'amicizia, non è si rompe il discorso politico, quindi è molto importante, ecco, questo legame che ci unisce tutti quanti, cioè il legame che abbiamo rafforzato con le famiglie, quindi siamo insieme, è bellissimo, è un viaggio insieme che facciamo. Buonasera a tutti, sono la Di Pietro buona, ovviamente, come mi suggeriscono, sono Silvia Di Pietro, la Di Pietro giovane, ovviamente, sono Silvia Di Pietro, ho 26 anni e sono nata a Genzano, ma vivo a Lanuvio e sono cresciuta a Lanuvio. Mi occupo di sport e di sociale, sono un'insegnante di nuoto in una piscina qui nei Castelli Romani. Ho svolto volontariato nell'associazione Primavera, che è qui presente a Lanuvio, e grazie all'associazione Primavera ho conosciuto il mondo della sordità e è così che ho studiato la lingua dei segni e l'anno scorso mi sono diplomata come assistente alla comunicazione. Ma perché sono qui? Sono qui perché 5 anni fa ho creduto in Luigi e gli ho dato fiducia, e questa fiducia forse è andata anche oltre le aspettative. È stata dura, io ci credevo che per loro sarebbe stata dura, eppure le cose che hanno fatte sono sotto gli occhi di tutti. Forse qualcosa è stata fatta sotto sotto, come mettere le cose a norma. Io credo ancora in Luigi perché ha lavorato con la politica buona, quella fatta di onestà, di trasparenza, di amore, di passione e di impegno continuo e costante. Quindi questa volta mi impegno anche io, attivamente, non dietro le quinte, e chiedo ancora fiducia per questa lista civica, Lanuvio per la democrazia, Luigi Gaglietti, sindaco. Grazie Silvia, sono tutti motivati, sono un bambino, ma si è posto questa linea, la classe vincente. Adesso facciamo un maschietto, andiamo Paolo, vai Paolo. Buonasera, buonasera a tutti. Per chi non mi conosce sono Paolo del Patronato, per tutti gli altri sono Paolo. Io prima di tutto voglio ringraziare Luigi che ha aperto la sua porta per farmi entrare in questa bellissima squadra. Ringrazio anche tutti i compagni di avventura di queste elezioni perché mi hanno accolto, anche se sono un nuovo, molto bene. Il perché
ho deciso di fare questo passo, è molto semplice. Quando qualche collega nuovo entra nella mia realtà, la prima cosa che mi chiede, mi dice: qual è la dote fondamentale per fare patronato? La realtà non c'è una dote, c'è la vocazione, o ce l'hai o non ce l'hai. E poi gli ripeto, devi ascoltare le persone, non sentirle, perché chi ascolta comunque riesce a tirare fuori un messaggio, chi le sente invece il messaggio gli scivola addosso. Io in 7 anni qui alla Nuvi ho ascoltato molte persone, quindi oggi vi dico che non faccio promesse a nessuno dei miei assistiti o di chi mi conosce. L'unica cosa che gli posso dire è che sarò la sua voce domani dentro alla giunta insieme agli altri ragazzi del gruppo. Grazie. Grazie Paolo, importante l'ascolto, dice sempre. Purtroppo la società di oggi, la maggior parte della gente parla senza ascoltare, quindi dovrebbe essere i propri pensieri. Sapete, io sempre il nostro signore c'è da 2 orecchie e una lingua, significa che dobbiamo ascoltare il doppio rispetto a parlare. Purtroppo spesso è una sorta di soliloquio, le persone parlano e tu non ti ascoltano, quindi per cui fanno una sorta di autocommiserazione. Ecco, adesso facciamo Veronica. Buonasera a tutti, mi presento, sono Veronica Proscio, ho 27 anni e abito nel quartiere di Malcavallo. E l'anno scorso mi sono laureata in giurisprudenza, ho iniziato la pratica in uno studio legale, quindi diciamo che tutto ciò che ha a che fare con la trasparenza e la legalità comunque mi affascina particolarmente. Conosco Luigi da tantissimo tempo e soltanto però da qualche mese ho iniziato a collaborare con la squadra. Ciò che ho ammirato fin dal principio è la volontà da parte dell'amministrazione di non c'è bravissima, è un po' rosso, sta imparando sciogliere la lingua, forse Scusatemi per l'emozione. Comunque dicevo, ciò che ho potuto ammirare sin dall'inizio è una particolare attenzione per quelle zone che prima appunto Andrea definiva come delle zone ex agricole. In particolar modo, quando si parla di rivalutazione del territorio, normalmente lo si fa in maniera generica. Ciò che invece in questo caso ho potuto ammirare è proprio la definizione di questa rivalutazione del territorio. Infatti la lista comunque ha intenzione di agire in una duplice direzione, da un lato andando appunto a portare avanti quella perimetrazione appunto delle zone ex agricole per fornire quindi dei servizi fondamentali quindi al di là del centro urbano, e in tal senso penso sia comunque necessaria la presenza di un referente, e d'altra parte però non dimenticando la natura stessa comunque del territorio di Lanuvio, è un territorio in cui appunto l'agricoltura persiste, quindi è fondamentale, lo troverete appunto anche nel programma, portare avanti quel progetto relativo al piano regolatore agricolo. Ciò che mi ha spinto quindi a collaborare con la lista è stata proprio la presenza di piani concreti. Non si tratta solo semplicemente di parole, ma si tratta di piani davvero esistenti, già comunque approvati e semplicemente da portare a termine. Per questo comunque vi chiediamo oggi il consenso appunto per Luigi Sindaco per non interrompere questo cammino intrapreso. Grazie mille. Grazie Veronica, grazie. Volevo fare il volontariato, quindi viaggio in Toscana, quindi un'altra settimana. Tutti ragazzi motivati. Vai, Susi, grande Susi, brava. Vai Susi. Buonasera. Io devo essere onesta, sono un po' emozionata stasera e mi chiedevo come mai. Perché mi capita di parlare in pubblico, mi capita di parlare a un numero più o meno simile a questo di persone, però questa è una situazione proprio completamente diversa. Come hanno scritto in tanti nella storia della letteratura, la parola è una cosa
complessa, che può avere varie funzioni e che può ingannare e può svelare. E quindi devo dire che in questo ruolo mi sento particolarmente attenta alle cose che devo dire, perché in politica, anche in una realtà piccola come quella del nostro paese, la parola è investita di una responsabilità, che è la responsabilità di chi la pronuncia nei confronti di chi l'ascolta e che è disposto ad accordare la propria fiducia in un gruppo di persone. Detto questo, sono Susi, mi occupo di riabilitazione, di integrazione sociale, scolastica, di inclusione lavorativa, da tantissimi anni, prima come bambina, poi come allieva, poi in ambito professionale, nel volontariato e come docente anche. Quindi il mio campo di intervento è proprio quello della comunicazione, che secondo me è una delle cose più importanti anche in ambito amministrativo e politico. Sì, scusate, ho perso un attimo la voce. Non so se avete visto un film molto divertente che è I Guardiani della Galassia. Qualcuno l'avrà visto? Immagino. Nessuno? Sì, qualcuno l'ha visto. Tu almeno, sicuro. Ecco, questo è un film molto carino che è piaciuto molto anche ai bambini. C'è un personaggio che è un personaggio che non parla, o che parla pochissimo, perché l'unica frase che produce è "io sono Groot". È un personaggio delizioso che in realtà porta con sé tantissimi valori positivi, in primis quello della condivisione. Alla fine del primo volume di questo film c'è proprio questa astronave che sta per cadere, e la scelta di questo personaggio, che è una specie di pianta antropomorfa, è quella di avvolgere tutti i suoi compagni di squadra e tutte le persone con cui ha lavorato per tutto il tempo, per tutte le avventure che insieme hanno vissuto. La sua frase a quel punto si trasforma, non è più "io sono Groot", ma è "noi siamo Groot". E questa è la cosa che più mi fa piacere riuscire a rappresentare e a portare, ed è la cosa che appunto mi piacerebbe realizzare in questa avventura che mi è stata proposta. Quando mi è stato chiesto ci ho pensato un pochino, pochissimo in realtà, però poi ho deciso di iniziare, perché al di là di tutte le complessità e di tutte le difficoltà che si possono incontrare in un percorso, credo che la cosa importante sia mettersi in gioco. Io mi sono occupata di disabilità per tantissimi anni, mi occupo di disabilità da tantissimi anni, mi occupo di disabilità sensoriale, di plurihandicap, e ho fatto corsi e incontrato tantissimi docenti che si occupano di questo. Una di queste, una volta quando tutti noi ci lamentavamo, diciamo sì, ma è difficile, è faticoso, e poi ti remano tutti contro e poi nessuno ti crede, lei ci guardò con molta semplicità e ci disse: voi dovete essere la frequenza portante. E questo è quello che un po' questa amministrazione è riuscita a fare in questi anni, ed è quello che mi piacerebbe fare se riuscissi ad entrare in questa nuova avventura quinquennale. Grazie. Si scusi, vedete le motivazioni, insomma, penso che il comizio sembra una lezione universitaria, insomma, persone in gambissime, e così parla di sensibilità, di cose diverse, insomma, le parole, quindi ecco, diceva Susi, le parole, qualcuno diceva che all'inizio il verbo alla fine chiacchiere, no? Sapete, molto spesso questa è la parola, c'è una società di parolai, quindi tutti quanti parlano, e dice Nietzsche, forse se si tace per un anno si disimpara a chiacchierare e si impara a parlare. Ecco, come diceva pure sempre il discorso di Susi, era bello, quindi l'io e il noi, quindi nel gruppo nostro, dico mille volte, dobbiamo fare un gruppo, dobbiamo legarci sempre più stretti, fondamentalmente l'io deve morire a posto del noi, dico mille volte. Quando sanguina uno del gruppo sanguiniamo tutti quanti, si ferisce qualcuno sanguiniamo tutti quanti, quindi ecco, il lavoro che compie forse l'allenatore della squadra è quello di cercare di dare un'anima alla squadra, quindi una visione unica e superare quindi appunto le barriere dell'io a favore del noi, quindi sapete che la felicità è vera felicità quando è condivisa, la felicità egoistica non è solamente felicità ma una sorta di egoismo e basta. Adesso abbiamo Lucia Bartoli, la collega. Lucia. Thank you.
Buonasera. Buonasera, sono Lucia Vartuli. E abito qui all'Annuvio da circa 30 anni, insieme a mio marito lavoriamo e viviamo all'Annuvio. E sono emozionatissima, quindi perdonatemi, non sono abituata a parlare in pubblico, forse più con una persona singola che con il pubblico. E è stato detto tutto, io condivido tutto quello che hanno detto e quello volevo dire anch'io. Quindi vorrei parlarvi più che di politica, di cuore e di amore, perché diciamo che Luigi c'ha tantissimi pregi, ma uno dei suoi pregi migliori penso che ami tantissimo l'Annuvio, che da lui traspare l'amore per l'Annuvio e si è circondato di persone che amano l'Annuvio, che hanno messo da parte i simboli, i particolarismi e amando l'Annuvio hanno deciso di cominciare questa avventura circa 12 anni fa. E io ho vissuto dietro alle quinte tutto il lavoro che è stato fatto, sia prima all'inizio quando questo gruppo si è costituito, sia poi quando ho cominciato a lavorare, quando Luigi è stato eletto e quindi hanno lavorato sodo, hanno lavorato seriamente, anche quando sembrava che non lavorassero all'inizio perché magari c'era un po' di mia inesperienza e c'erano tante cose da fare. Hanno lavorato bene e poi sono partiti e non si sono fermati più. Hanno fatto tantissime cose e io giudico le persone non dalle cose che dicono e che promettono, ma dalle cose che fanno. E per me l'Annuvio si è trasformata in un modo pazzesco. Diciamo che io ho imparato in quest'anno ad amare l'Annuvio. Qua sono cresciuta umanamente e professionalmente, qua c'ho la casa, la famiglia, è nato mio figlio e per me, io sono innamorata di l'Annuvio perché comunque è una cittadina a misura di uomo, è una cittadina dove si vive bene, forse chi non è stato nelle grandi città non lo può capire perché io venendo da una grande città dico a tutti quelli che mi chiedono ma tu torneresti via, dico di no perché qua sono stata benissimo dall'inizio. Ho fatto amicizia con Luigi e con Nicoletta, mi hanno accolto, mi hanno fatto sentire in famiglia e quindi quando Luigi mi ha chiesto di aiutarlo, di mettere la mia professionalità in questo gruppo, ho detto di sì, anche se la politica non è mai stato il mio forte. Ho visto tutto quello che hanno fatto, ho visto l'onestà, l'impegno, ho visto l'entusiasmo, ho visto questi giovani che sono magnifici e quindi ho deciso di impegnarmi anch'io. Di impegnarmi e, come ho detto prima, di mettere dentro la mia professionalità. Quindi votate per Luigi perché se lo merita. Grazie, Lucia, grazie. Vedete, quindi, le diversità, quindi tutte persone diverse, quindi siamo persone diverse per professione, per idee politiche, quindi abbiamo tutto l'arco costituzionale, quindi per cui abbiamo visto che la diversità è una ricchezza per noi, per tutti quanti. Forse ecco, ci autocontrolliamo a vicenda, ecco, tutti cresciamo insieme con sensibilità diverse. Sapete, Nietzsche diceva che ogni anima ha un suo mondo, un'anima per un'altra anima è un mondo fuori dal mondo, quindi è importante, ecco, sapere, essendo questa unione nostra, riusciamo anche a apprezzare gli altri. Insomma, immaginate la prima volta che abbiamo fondato la lista civica, quindi c'erano persone di estrazione estremamente diversa, gente che veniva da sinistra, gente da destra, è stato molto difficile all'inizio per cercare di eguagliare. E ci siamo rispettati a vicenda, quindi nelle nostre diversità ci siamo rispettati in maniera incredibile. Poi al di fuori ognuno appartiene ai partiti, vota a persone diverse e al di là, quindi per cui molto spesso
persone non riescono a capire, lista civica, cioè lista civica non significa apolitici, significa sulla politica. Per la Nucchio siamo centro di amministrativa, dobbiamo amministrare, e non è che sia un albero di destra o di sinistra, quindi sono concetti molto, molto aleatori. Quindi per noi chiediamo di nuovo, manca stasera purtroppo Massimo Di Domenica, ci ha detto che arrivava il professor Di Domenica, un altro medico, sta facendo una conferenza da un'altra parte, ecco, al di là degli impegni locali, sono persone che hanno anche impegni al di fuori, quindi delle professionalità importanti. Lui insegna pure, sta facendo delle conferenze, ci aveva detto che forse sarebbe arrivato per le 19.30, già preso queste lezioni mi sembra già 8 mesi fa, quindi immaginate che adesso dovrebbe arrivare, però nel prossimo comizio eventualmente sarà presente, vi faremo conoscere anche Massimo Di Domenica. Avete visto questa squadra, non so, una bella squadra, quindi non so, adesso l'avete conosciuto tutti quanti, al di là delle parole, delle immagini, insomma mi sembra che è una squadra che vale, e per noi ecco, chiediamo di nuovo il consenso e grazie a tutti quanti, buonasera, grazie. Logica, indipendenza di modello, comandi facili.